In questa puntata vorrei affrontare un argomento molto molto importante, cioè quello che abbiamo chiamato esterno leader. Ci sarà poi una puntata che sarà interno leader. Perché? Perché vogliamo darvi lo spunto per considerare l'esterno e l'interno per quelle che devono essere le loro vere competenze. Cioè l'esterno è quello che ci regge nella curva, perché in curva noi abbiamo delle forze che vogliono sbatterci fuori dalla curva, che possiamo anche definire come forze che ci tirano giù verso la discesa, quindi ci vogliono far uscire dalla traiettoria. Quindi se c'è qualcosa che ci tira in giù, quale sarà lo sci che utilizzeremo ad esempio in una curva a sinistra? Sarà sicuramente lo sci destro, lo sci esterno. Sarà qui che dovremo trovare il vincolo sul terreno e esercitare la forza necessaria a sostenere il nostro corpo, spinto da forze aggiuntive o tirato dalle stesse forze verso giù. Ok, quindi esterno leader per quanto riguarda il sostegno alle forze, l'opposizione alle forze. Quindi cosa succede? Che nella curva verso sinistra sarà ovviamente il piede destro e nella curva verso destra sarà il piede sinistro. Quindi in una successione di curve cosa ne consegue? Che ci sarà un'alternanza ritmica di appoggio forte sull'esterno piede destro in questa curva e sull'esterno piede sinistro in questa. È per questo che in Jam Session noi insistiamo molto sul fatto che non è difficile questo, se ci pensate bene, perché è come fare una corsa balzata una volta da una parte, una volta dall'altra. Quindi nel balzo cosa facciamo? Andiamo a dare equilibrio e forza sul piede e da quel piede rilanciamo l'azione per andare sul passo successivo. Sinistro, destro, sinistro, destro. E siamo sicuri che le forze che ci vogliono sbattere fuori dalla curva trovano un appoggio su una sponda e che questa sia precisa, forte, come in questo caso, o che sia magari meno forte, meno precisa, il concetto non cambia. Quello che dobbiamo imparare a tutti i livelli è esterno, 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 esterno. Ok? Quindi per quanto riguarda il contrasto alle forze, e quindi sempre più importante mano a mano che aumentiamo la velocità e mano a mano che intensifichiamo e accorciamo il raggio di curva, lo sci esterno è assolutamente il leader incontrastato. Lo sci interno lo vedremo in una prossima puntata, vedremo il suo ruolo importantissimo per ottenere il giusto assetto e, usando l'articolazione della caviglia interna, per indurre anche lo sci esterno a fare meglio il suo lavoro, a prendersi tutte le sue responsabilità nel sostegno ai carichi. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, www.jam.it. Guardate i programmi dei nostri corsi sulla neve, venite a trovarci, non vediamo l'ora di condividere con voi il piacere per noi di insegnare, per voi di imparare e per il piacere di trovare quella bella sciata e dello sciare bene. Ciao a tutti e alla prossima puntata.